Bentornati sul mio canale. Adesso andiamo avanti con la missione principale e magari più avanti porteremo a termine anche la missione secondaria di Sindri. Ho aumentato il livello di difficoltà del gioco, almeno un po' più di, diciamo, un po' più divertente nei combattimenti, se no adesso con due colpi faccio fuori anche quelli di livello 3 ed è un po' troppo easy. Tanto ormai ci siamo potenziati, siamo a livello 4. E mi trovo abbastanza bene. Quindi non c'è problema. Abbiamo provato a trovare la Cote, ma non l'abbiamo trovata, raga. C'era proprio tutta la città sotto l'acqua. Eh sì, hai Sì, visto? una città dimenticata. Come si chiamava? Beh, l'ho dimenticato. bei discorsi. Ok, ora possiamo andare avanti. Allora. Che belle le ambientazioni, raga. Il canale del muratore. Ok. Ora devo tirare su quella specie di cancello. Andiamo. Gabbiana. Mauro. Ah, bene. Lo scalpello speciale è oltre questa porta. Ok. Oh merda. Vediamo com'è adesso il livello di difficoltà. Olè. Adesso è un po' più equilibrata, ok. Oh. Aia. Ok. Abbiamo Bellissima sta finito. mossa. Ok. Easy, possiamo andare. Questo scalpello, che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tamur, che nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere al mondo. Tamur sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rintur, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rintur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo, attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontano da casa. Che? Thor. Ah. E poi, cos'è successo? Lo vedrai. Wow. Thor l'ha ucciso. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir, Njord. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Wow. Ah, qua c'è il viaggio. Nemici più avanti.
No, non ti ho detto di attaccare. Cioè, guardate quanto togliamo e ho aumentato la difficoltà, eh. Ciao. Mamma mia. Bestiaccia. Lo scalpello. La punta, sì. Lo scalpello davvero enorme. Ok. Ah, qua c'è una... Oh, bene. Grazie, idea sua. Quindi bisogna giocare molto con le frecce, devo stare attento agli indovinelli, mi sa. Tamur era un gigante di ghiaccio. Il suo ultimo respiro ha congelato tutto. C'è qualcosa qua? No. Ehi, levati dalle palle. Ah, questo. Quello non si può aprire. Almeno in teoria. Chiusa con la magia. No, infatti. Un topo. Oh, Madonna. Qua si va su. E di qua cosa c'è? Ah, ok. Un attimo. Su. Aspetta, fatemi vedere che non ho guardato. Ah, non posso vedere. Ah, perché. Eccolo là. Prova la punta dello scalpello. Ci serve la sua magia. Ok. Allora, fatemi vedere. Armatura. Sì. Pallacci. Meno 7. No. Mi piace. Va bene. Nemici. Disponibile. Vai, vai. Ancora no, scusa. Wow. Easy. Oh mamma, un gigante. È un antico. Cacchiolina. Mi ha visto, mi ha visto. No, mi ha beccato. Cos'è? Aumenta resistenza e attacchi gelo. Ok. Un
luce di Alfai. A cosa serve? Lo vedremo. Ok. Oh, finalmente posso aprire questo. Seguimi, Atreus. Arrivo. Ok, c'è una... Ah, guarda là, non l'ho manco visto. Armatura braccia. Questo mi porta giù, però potrebbe... No, guarda qua, quanta roba. Se mai le potenzierò e vedrò poi... Aspetta, qua lo può leggere? Sì. Puoi leggerla? Signor sì. Portiamo a nord il bottino del... Ah, sì. I pescatori venivano qui a pregare e venerare Njord perché placasse i venti e il mare. Ah, eccole qua. No, quella su. Oh, mamma. Mi sembra che ha fatto tic. Sì. Ne servono altri due. Quando li troverò. Questo cos'è? Ah, il cristallo. Ma è l'infa secca dell'albero del mondo. Utile. Ok, qual era? Mi devo ricordare. Ok, tre a sinistra e freccia su. Ok, tre a sinistra e freccia su. Tre a sinistra, freccia su. Qua cosa c'è, scusa? No. Ok, questa è giusta. Portiamo questo là. Manca solo la freccia su. Ok. Adesso escono i nemici? No. Una stanza informe trovata negli scorci del regno, scusa per migliorare la proprietà dei talismani, ok. Allora, ne manca uno, ma non saprei dove sia, forse qua. Non... Stai fermo. O forse di là? No, 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 torna indietro, torna indietro! Come scegliamo? Ho un'idea. Davvero? Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi. Nemico ucciso. Mamma mia.
questa è vita. Un altro? Devo tornare indietro. Che palle, fatemi tornare indietro. Sindri? Mitsega. Però prima voglio tornare di là e cercare di aprire la cosa. Ok, parla con Sindri. Qua si può salire? No. Si può andare qua, no? Non credo. Deve essere qua da qualche parte e io non la vedo. Una, due... Ah, ma vaffanculo, Poli, aspetta. No, no, era giusta, era giusta. È questa che devo muovere. Eccola qua, ok. Mi sono perso allora. Aumenta i danni di tutti i lanci d'acido del 6%, massimo 18. Ah sì? No, aspetta, armatura. È un castione, giusto? Sì. Non mi ricordo come si faceva mentre era un talismano, no? Non mi ricordo. Penso di sì, boh. Vabbè, vabbè. Va bene così. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. È tutto... Cosa mi stavo dimenticando? Ok. Levate le palle. A posto, ci siamo, ci siamo. Ragazzo. Ok. Rabbia. Andiamo da Sindri. Wow, è stato fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile. In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni, ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però.
Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Il fiato gli puzzava di idromele. Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Forza, andiamo! Vabbè, mi fanno morire a me i nani, raga. Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora zitti. Mi serve assoluto silenzio per questo. Eccoti, servito. Più uno. Forza! Potenziamento artiglio. Ah. Posso potenziare anche questo 25-10. Vai. Quattro più... questo è livello 5. Intanto potenziamo questa. Non per vantarmi. Ok. Però vorrei potenziare anche questa perché non sembra male. E la potenzierei. No, però mi porta giù. Però io la potenzio. Magari dopo... vediamo. Allora. Madonna, 45.000. Oh, come potremmo dimenticarvi? Aumenta i danni delle frecce, sblocca nuove abilità dell'artiglio acquistabile con XP. Cos'altro ti serve? Porta la capienza di freccia a 4. Perfetto. Ok, vediamo se ho qualcosa da vendere. Risorse. No, risorse no. Incantesimo in pietra, armatura boost. 10.250. Ma questa voglio provare a tenerla. Incantesimo. Allora vediamo. Probabilità ironica. Questa le vendo. Queste qua singole a me non... Non le uso. Ok. Conferisce un bonus di rabbia, inoltre un effetto passivo che aumenta la quantità di rabbia ottenuta in combattimento la durata della furia di Sparta. No. Se non avete... allora vediamo. Armatura. Ah, così. No, aspetta, i castioni adesso ho solo... ho questi castioni, ok. Sigillo. No, ma i sigilli non... eccolo qua, aumenta i danni in tutti i lan... non lo so, questa cos'è? Proprietà del vaso di difesa, non conferisce la difesa. Forza più 2. Ma quella là mi porta giù. No, questa no. Uè. Mi toglie la forza e la difesa di 5. Non ti dà in tutti i lanci dash del 6%. Però caspita. Non lo so, raga. No, dai, proviamo questa. Non mi ha portato giù, quindi va benissimo. Lui ho solo questa, quindi va bene. Allora... ok, ah, dobbiamo fare questo. Qua abbiamo fatto tutto. Ah, oh, qua c'è la vita e qua c'è un po' di... recuperate la cote, maneggiatela con estrema attenzione. È un cimelio inestimabile, dopo tutto. Allora, ma cosa mi spingi? Calma! E quindi?
Cos'è successo? Allora, la tua ah. idea. Non ci arrivi. Conoscendoti, non rimarremo di certo. Esatto. Ok. Come avanziamo? Calma! Tamur amava molto i tuoi, anche intrecciato. Che palle. Ha sembrato che brillasse troppo per essere un cadavere congelato. Forse non me lo fa fare perché devo... Ma gira da solo? Ok. Attento, il mio negozio è qui. Tese. Vamonos. Entriamo mio. Sì. Proveremo come rompere il ghiaccio e prendere la punta dello scalpello. No. Ci penso su. Boh. Quindi Sindri e Brock possono viaggiare tra... nel regno dei regni. Oh no, me la ricordo sta parte, raga. Ok. Pronto. Quanto gli ho tolto? Attento, padre! Aia. L'armatura è tosta. Al tuo via. Adesso fa un altro attacco. Palle. Oh. Mamma mia. Dai, sono abbastanza potenziato. No. Non devo avere paura. Là c'è un forziere. Mimir, hai già visto questo posto? Sì. Sono venuto qui in missione diplomatica tempo fa per mediare tra Asgard e Vanaheim. Quella guerra, così tanti morti. Non sapevo però che Thor fosse già andato a massacrare i giganti. Cosa c'entravano i giganti in una guerra tra loro? Nulla, ragazzo. È questa la tragedia. Ah, ok, posso spostarlo ancora. La paranoia di Odino è inferiore solo alla sete di sangue di Thor. Ok. Grazie.
Ah, qua si va avanti. Ma porca. Ah, vedi, vedi, vedi. Attacco runico pesante. Fa più danno, ma ha meno 2 di gelo. Ma io non li ho mai potenziati. Stiamo scherzando? Beh, questo nuovo livello 2. Beh, mi potenzio questo. Che mi piace. Siamo pazzi? Ok. Abilità. No, è sbagliatissimo. Dai, uno a caso. Ok. Non te lo so mai al massimo, quindi. Ok. Ma a posto, andiamo. Hoppla là. Ok. Ma posso andare anche giù di qua? Ah no, posso andare qua. Oh. Ok. Vai. Andiamo. Ah, qua. Ok. Allora, vai. Altro cristallo, sono pronto. Non ha fatto niente però. Ah. Devo rifarlo? Bene, addio effetto sorpresa. Bene, ora l'altra cinghia. Cosa? Oh. Mio. Ok. Perché Hoppa. Stiamo salendo quando dovremmo scendere? Pensa. Beh, la punta è sotto molti strati di ghiaccio, il calore non funzionerà. Già. E non c'erano cristalli esplosivi che avrei potuto colpire, quindi escludiamolo. Già. Potremmo rompere il ghiaccio, ma avremmo bisogno di qualcosa di molto pesante per... Oh, ora capisco. Beh. Qua cosa c'è? E questo è servito per...
finire il martello vicino allo scalpello. Non può. Perciò lo facciamo cadere e poi vediamo che cosa succede. Quindi il tuo piano include molta fortuna. No. Ma là c'è qualcosa però. Ma non si può andare di là. Ok. E ora? Reggiti. Aia. Non promette niente di buono. Non è sceso molto. Dobbiamo andare su. Raggiungi la testa del martello. Mio. Vediamo. Visualizza. No. Andiamo. Il pavimento è crollato. Una masca di sabbia, ma non ci arriviamo. Entrambi, no. Ah, forse qualcosa? Ragazzo! Che cosa dice? Quando il tempo è confuso e tetro, la via avanti va indietro. In che senso va indietro? Questi simboli, le stagioni. Sì, ma sono in disordine. Non dovrebbe essere. Inverno, primavera, estate, autunno. Inverno, perché primavera? Una canzone che cantava mamma. Oh, la conosco. Inverno. Inverno, sì, primavera, estate, autunno. Non sopporti la musica, capito? Ragazzo. Inverno, primavera, estate, autunno. Inverno, primavera, estate, autunno. Però il contrario, quindi inverno. Questa sarà primavera. Boh. Estate. Autunno. Ok. Atreus, quella parola. Fola, ossia resistere. Prova. Fola. Ben fatto. Riscrivila. Fuori. Andiamo. L'energia la solleva. Non smettere. Fuori. Testa, com'è possibile? Magia temporale, credo. È pericolosa. Gli antichi dei Vanir giocavano con l'abilità di fermare il tempo. Oh. Era la preferita di Njord, in effetti. E poi hanno smesso. Perché? Beh, se fermare il tempo impediva al sole e alla luna di sfrecciare nel cielo, sfortunatamente però non impediva ai lupi di inseguirli e tentare di azzannarli. Quindi hanno deciso di non giocare più con il tempo. Cosa? Madonna. Non arrivo alla vasca. Cacchio. Libero. Scrivi prima.
prima che il pavimento crolli. Fora. Fora. Oh mamma. Nuovo? Ancora bloccato. Dai, siamo quasi arrivati. Poi devo... Di nuovo. Attento! Che... Palle. No, no. Scrivi. Vola, vola. Ok, questo. Padre, la vasca di sabbia è sparita. Prego, chiudiamo. Roma. Beccalo! Oh madonna! Salta! Ok. Nonna santa! Uff. Cribbio! Ben fatto! Grazie! Non a te! No, no, aspetta! Stavo scherzando, brontolone! Mamma mia! Come lo liberiamo? Si spinge. Ma... Fidati. Ok. Pronto? Punta i piedi e spingi con forza. Signor sì. Anche tu, Mimir, mi raccomando, spingi. Bravo. Ti immagini povero Mimir se Kratos scorreggia. Come scendiamo? Saltiamo. Davvero? Forza. Non aver paura! Perché aver paura? Ti tengo io! Tu sei pazzo, lo sai, vero? Tutto bene. Bene, dovremmo muoverci. Mamma mia. La punta. Fidati di lui, ha talento nel distruggere le cose. Tienilo bene a mente.
non lo dimentico mai. Mamma mia, ragazzi, che figata. Vabbè, niente, raga, finalmente abbiamo rotto il ghiaccio, quindi siamo sotto suolo. E niente, ci becchiamo a un prossimo episodio. Prima però voglio aumentarmi qualcosa, finché mi ricordo. Questo, posso? Sì. Ok, me ne mancano 4. E poi li ho completati tutti pure qua. E qua devo sbloccare gli altri. Va bene, raga, ci becchiamo alla prossima. Ciao!